Il nostro viaggio attraverso il mondo Inca si conclude a Machu Picchu, una città scoperta solo nel 1911 e che i conquistatori spagnoli non hanno quindi mai potuto vedere. Di Machu Picchu qualcuno dice che è stato il rifugio dell'ultimo Inca e della sua corte. Anche se questo sembra molto più una leggenda che un fatto storico, ci affascina l'idea che l'ultimo Inca abbia trovato l'ultimo rifugio qui e che, tra l'armonia di queste pietre, simboli dello splendore della sua dinastia, abbia potuto riflettere sulle cause del crollo di un impero che sembrava così invulnerabile. A Machu Picchu ci si sente in un'altra dimensione, quasi vicino all'eternità, e non c'è posto migliore per riflettere. Un impero che non aveva uguali nel mondo dell'epoca, che aveva basato la sua espansione sulla sua forza militare, è crollato di fronte a 180 uomini barbuti venuti dal mare. È vero che l'impero attraversava un momento difficile per la lotta per il potere tra Atahualpa e suo fratello Huáscar. È vero che il territorio era colpito da un'epidemia di vaiolo arrivata prima degli stessi conquistatori. È vero che gli uomini barbuti avevano cavalli e moschetti, ma è altrettanto vero che Atahualpa disponeva di un esercito di 30.000 uomini nella regione di Cajamarca. 30.000 soldati che avrebbero potuto facilmente far tacere i moschetti e annientare uomini e cavalli. Allora perché? La più antica divinità del Pantheon Inca, il dio creatore Viracocha, aveva profetizzato che sarebbe un giorno tornato dal mare a riprendere il suo potere. Atahualpa ha mai pensato che Pizarro potesse essere Viracocha, come Montezuma credette che Cortés fosse Quetzalcoatl? Molti esperti sostengono di no, anche se appare difficile escludere che tale sospetto non abbia mai attraversato la sua mente. Ma c'è un'altra considerazione da fare. Atahualpa non ha solo incontrato Pizarro e 180 uomini bianchi e barbuti, ha incontrato un nuovo mondo, con un modo di pensare che lui ignorava. Si sa che durante la loro espansione gli Inca non entravano mai subito in guerra con le tribù che incontravano strada facendo. Mandavano ambasciatori che avevano il compito di convincere i capi tribù a stare con loro e solo dopo, in caso di rifiuto, iniziavano le ostilità. E allora lui, Atahualpa, si è comportato secondo la sua etica. Forse turbato da alcuni fatti, si è recato di persona al fatale appuntamento di Cajamarca. Ma lì, è utile ripeterlo, non ha incontrato un capo tribù del suo mondo. Ha incontrato l'esponente di un mondo per lui completamente nuovo. Un mondo migliore. Non sta a noi giudicare. Di certo, un mondo più scaltro. Un lama si aggira per le rovine di Machu Picchu prima dell'arrivo dei turisti e scompare all'apertura dei cancelli. Forse non ama questi estranei che vengono a turbare l'armonia di un luogo che ritiene solo suo. O forse, come Atahualpa, non li capisce.